Ciao amici, oggi siamo ritornati nel bellissimo Monferrato. Sigla. Eh sì, siamo di nuovo nel Monferrato. Siamo qua proprio sotto le mura antiche del borgo di Viarigi. Faremo un giro d'anello di circa 15 chilometri. Toccheremo anche Montemagno e Grana Monferrato, posti bellissimi. Quindi partiamo subito. Let's go! In fondo vedete il paese di Viarigi con la sua torre dei segnali. Era una torre di avvistamento, è stata costruita nel 1320, adesso non la vediamo più nella forma del 1300 perché è stata rimaneggiata, infatti tutti i laterizi che c'è intorno sono del 1800 circa. Tutti questi rimaneggiamenti non sono bellissimi, però l'alternativa è che la torre crollasse, quindi è stata risanata. Torre di avvistamento dei segnali di Viarigi. Quegli scenari del Monferrato cominciano davvero a diventare intriganti. Il bello del Monferrato è che le colline ti nascondono quello che viene dopo. Appena superi una collina ti si apre davanti uno scenario completamente nuovo. Guardate che roba! Ve lo ricordate il desktop di Windows 98? Ecco, più o meno siamo lì, eh? Era Windows 98 o Windows 95? Questo la dice su quanto sono vecchio. Comunque, se voi lo sapete, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Paesaggi fantastici, in fondo si vedono le montagne, tutto il gruppo del Rosa e anche tutte le montagne biellesi e canavesane. È bellissimo, uno scenario davvero intrigante. Poi con questi colori accesi della primavera è davvero molto molto bello. Siamo arrivati a Montemagno Monferrato, un piccolo borgo dominato da questa fortezza bellissima. Qui si evince il dominio dei Visconti di Milano, in quanto le merlature del castello sono di stile ghibellino. Tra l'altro, un'altra cosa curiosa, ho visto lungo la strada antichi casali costruiti con questa arenaria chiamata pietra da cantoni che si estraeva nelle cave proprio qua sul posto. Un'arenaria risalente a 40 milioni di anni fa e con cui hanno costruito, diciamo, tutti i vecchi edifici di questi borghi qua del Monferrato casalese. Continuiamo la salita, adesso c'è un po' di salita. Il castello di Montemagno è veramente imponente, veramente grazioso il borgo. Adesso faccio un giretto. Curioso anche il fatto che le strade si chiamano vicolo 1, vicolo 2, vicolo 3. Questo è il vicolo 4. Tutti questi vicoli hanno conservato la struttura medievale, non sono stati granché rimaneggiati. Davanti alla parrocchiale di Montemagno, è bellissimo. Guardate che atrio fatto a cupola, veramente bello. A Montemagno abbiamo trovato anche un piccolo mercatino, molto molto carino.
avevo un sassolino nella scarpa. Primavera è uno dei periodi più belli per andare a camminare, a fare escursioni in outdoor, perché ci regala dei colori davvero molto molto belli. Ha un fascino tutto particolare la primavera. Ecco, questa è la cosa apprezzabile del lavoro di una guida escursionistica, quella di andare proprio ad esplorare, lasciarsi affascinare dai posti per poi trasmettere agli altri tutto questo entusiasmo. Oggi lo spettacolo di queste colline è davvero qualcosa di ammagliante e quindi spero davvero di riuscire a fare qualche escursione qua in questa zona, perché è davvero un posto speciale. Oggi vi farò vedere uno scherzo della natura, una cosa davvero curiosa, il bialbero di Casorzo. Alle mie spalle vedete un albero di gelso. Verso la fine dell'Ottocento l'albero di gelso era molto diffuso in questa zona perché serviva a nutrire i bachi da seta. Fa dei frutti, delle more molto buone, molto dolciastre. Ne vediamo ancora tanti in Sicilia. Questa è una coltivazione invece qua in Piemonte che ormai è andata un po' in disuso. Siccome questi gelsi venivano capitozzati, venivano tagliati in quella maniera lì per creare nuove gemme, tenerli anche abbastanza bassi per produrre ovviamente più more e quindi più nutrizione per i bachi, venivano capitozzati e spesse volte succedeva che gli uccelli, portando dei semi di altre piante all'interno della parte capitozzata, nascevano altre piante. Diciamo che queste piante, dette epifite, non avevano una grande possibilità di lunga vita. In questo caso, invece, è cresciuto un ciliegio all'interno del capitozzo sul gelso e attraverso la cavità centrale è riuscito a far arrivare le radici fino al suolo ed è cresciuta una pianta davvero grande. Spero riusciate a intravederla, purtroppo non è ancora fiorita, però diciamo che è abbastanza evidente, adesso ve la faccio vedere. Alla base vedete il gelso e centralmente vedete il tronco, il fusto del ciliegio al di sopra del gesso. Questo è il bialbero di Casorzo. Davvero una cosa curiosa. Dopo aver visto il bialbero di Casorzo e aver anche mangiato un panino, riprendiamo il percorso, che la strada è ancora molto lunga. Io vi ringrazio sempre perché seguite sempre i miei video molto numerosi e questo è quello che si aspetta ogni youtuber, ovviamente. Quindi volevo ringraziarvi tutti e volevo salutare in modo particolare un collega youtuber che si chiama Michele. Il suo canale si chiama Living Mountain, andate a vederlo, vi lascio il link qua sotto. Voglio salutarlo per vedere se riuscivo a tirarlo su un po' di morale. Sta attraversando purtroppo un momentaccio, è stato sottoposto a un intervento molto invasivo ed è in una condizione, diciamo, non proprio ideale in questo periodo. Quindi io spero che le cose vadano per il meglio, che finisca tutta questa sofferenza assurda per un ragazzo della sua età. Volevo dirti che ti sento proprio vicino, Michele, e anche se non ci siamo mai visti fisicamente, e spero presto di poterci incontrare. So che tu hai un sogno, un progetto, che è quello di fare insieme a me la Via degli Dèi. Io ti ho già detto che ci sarò, quindi datti da fare, rimettiti in pista e poi partiamo e spacchiamo tutto. Dai, un saluto, Michele. Adesso andiamo, perché qua la strada è ancora veramente tanto tanto lunga.
Stiamo rientrando a Via Rigi, si vede già là la torre dei segnali. Stiamo giungendo al termine anche questo giro, davvero molto molto bello. Quindi facciamo gli ultimi metri e ci rivediamo in paese. Bene amici, termina qui questo bellissimo giro in terra monferrina. È stata lunga, però con dei colori così belli che veramente hanno fatto dimenticare la fatica. Io vi ricordo ovviamente come sempre di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella qua sotto per non perdervi nessun nuovo video. Datemi tante spolliciate all'insù se vi è piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ciao!